Allo stand ESA qui nel centrale padiglione 5 la proposta per Industria 4.0 viene presentata anche attraverso due demo che vedono protagonisti dei robot. Ce le racconti? Sì, siamo alla nostra destra, abbiamo Agotech che in collaborazione con ESA mostra qui un robot antropomorfo che attraverso la nostra interfaccia fa del controllo qualità utilizzando anche dei sistemi di visione e quant'altro. Mentre alla nostra sinistra abbiamo un cobot della Universal Robot che sempre in collaborazione con noi abbiamo sviluppato tutta l'interfaccia per appunto la gestione di questo palettizzatore. Lanciato nel 2019, Ergo è una soluzione che un po' nel nome la dice, ergonomica, amica dell'operatore per il controllo di intere macchine. Una soluzione a nostro punto di vista sartoriale, in quanto il nostro cliente può decidere, può completamente configurare sia la parte hardware, e quando parlo di parte hardware non intendo solo la tastiera o la pulsantiera qua sotto, ma anche l'interno, l'elettronica, può essere un HMI, quindi un ARM, fino ad arrivare ai processori più potenti, X86, i5, i7 e quant'altro. In più, attraverso i nostri software, in real time può sviluppare determinate applicazioni nel campo del legno piuttosto che nella plastica o nel comune packaging food and beverage. Dal punto di vista dei formati, qui in parete vediamo versioni orizzontali, verticali e anche con una tastiera quasi a L. Sì. Questo fa sempre parte dello studio dell'ergonomia e della flessibilità del prodotto, in quanto deve andare appunto a essere veramente un prodotto sartoriale, quindi dobbiamo a 360 gradi andare a customizzare, a dare la possibilità al cliente di soddisfare le proprie esigenze. E qui vediamo la nuova, diciamo, proposta integrata per la gestione della movimentazione che parte dal campo e arriva fino all'interfaccia operatore. Sì, qui possiamo vedere la nostra interfaccia HMI che è collegata in EtherCAT con i nostri I/O, i nostri azionamenti e per finire con i nostri motori. Questa è realmente una soluzione oggi, una soluzione completa di motion perché è integrata dalle nostre function block in IEC standard. Quindi è un motion che viene controllato da normale software di programmazione PLC. Sì, è la nostra soft motion o soft motion di terze parti, ma comunque poi le function block possono essere comunemente trasferite. Questa invece è la parete dedicata alla movimentazione con soluzioni di diverse taglie, motori e inverter. Ce la racconti? Abbiamo qui rappresentata la parte EtherCAT dei nostri drive, quindi abbiamo la nuova serie chiamata VDL, che sono drive che partono da 100 watt fino a 750 watt. La nostra produzione è fatta dai drive della serie VDU in bassa tensione, circa 400 watt, per poi salire con la nostra serie storica fatta dalla famiglia Eco, che parte dai 4 ampere canonici 230 volt fino a tirarsi ai 180 ampere, quindi coprire un ampio range di coppie di forze possibili, disponibili e comandabili a livello anche di motori. Come applicazioni, quindi, di che cosa stiamo parlando? Allora, se parliamo di piccole taglie, quindi parliamo di motori piccoli, del packaging è la fa da padrone, oppure movimentazioni veloci, piccoli assi, piccoli robot, siamo dentro, lì ci sono proprio tutti. Se invece andiamo su grosse potenze, dobbiamo pensare a macchine un po' più impegnative, dove magari ci sono anche dei motori coppia, dove ci sono movimentazioni meccaniche totalmente differenti, che hanno dinamismi e cinematiche totalmente differenti dalla classica movimentazione veloce del brushless che è start e stop in breve periodo. Il cuore software di questa parte di potenza qual è? Rimane un doppio processore a bordo dei nostri drive, sviluppato ovviamente totalmente interamente in ESA come firmware. Abbiamo il nostro software esterno, a livello di controllo è un motion controller basato sul protocollo EtherCAT, che lo troviamo nei nostri pannelli, nei nostri pack a tutti gli effetti. Oltre a questo, all'interno dei drive invece abbiamo piccole funzionalità di motion control, specialmente nella famiglia Eco, qualora lo utilizziamo come drive standalone, quindi un drive senza fill bus o cose del genere.